bene, scommetto dei denari che questa cosa non succede a Radio DJ e a Radio Capital. Io sono appena sconvolta dal fatto di aver scoperto che le tre cantanti del Trio Lescano erano ungaro-olandesi e non italiane. Scusate, questa è una mia... Eh sì. Forse una mia ignoranza, probabilmente, vabbè. Però... Manuela, buongiorno, Manuela Barban. Tu lo sapevi che non erano buongiorno italiane? Sì, forse sì. Tu lo sapevi che le tre cantanti del Trio Lescano non erano italiane? Sì. No, no, credevo, non so perché, che avessero a che fare con Torino, però in realtà no. No, allora, perché in realtà, no, sto leggendo ovviamente su Wikipedia, non è che sono diventata improvvisamente un genio, a un certo punto una è stata sostituita da una cantante italiana di Torino, Maria Bria, però le prime, diciamo, le tre originali erano ungaro-olandesi, così volevo fare questo... Anche il Trio Lescano fa dei cambi di formazione, lo fanno i Red Hot Chili Peppers, perché non loro. Allora, Manuela Barban, che è l'autrice del libro di cui stiamo per parlare, Quante cose ci ha rubato la guerra, però prima contestualizziamo un pochino anche questa scelta musicale. Come mai hai scelto Pippo, non lo sa? Ma perché è uno dei brani citati nel, nel romanzo, quindi mi sembrava che portasse nell'atmosfera, diciamo, del libro. Tra l'altro c'era arrivato un messaggio mentre andava la canzone, un'ascoltatrice diceva: questa me la cantava sempre mio nonno quando ero piccola. E in effetti anche questo, vedi, anche questo è un po' un riferimento al libro, perché la storia che racconta Manuela in realtà è una storia vera ed è una storia familiare della sua famiglia, che deriva a sua volta da una scoperta d'archivio, quindi in fondo c'entra anche un po' il discorso che abbiamo fatto prima con Loredana Macchietti Minà a proposito della memoria, perché Manuela si è imbattuta in questa storia, credo un po' di anni fa, si è imbattuta nei documenti, forse anche in qualche fonte orale, no? Che le ha un po' detto qualcosa, però a un certo punto ha deciso che questa storia andava raccontata. Mi dici com'è andata? Allora, vabbè, cerco di farla breve perché in realtà è una storia che ci ha messo 10 anni per prendere una forma. Sì, è andata che quando poi la mia nonna è mancata, la zia, la sorella maggiore di mia mamma, diciamo la prima figlia dei miei nonni, che è un po' sempre stata colei che gestiva le cose di famiglia, ha raccattato dei documenti, li ha infilati in una scatola, me li ha portati dicendo: tu hai questa passione per le storie, la storia, può darsi che qua dentro ci siano cose che ti interessino, magari per l'albero genealogico. E io mi sono trovata con questi documenti che ho letto con cura, attenzione, e ho visto che oltre alla tenerezza delle lettere che giravano tra i nonni, c'erano in realtà anche dei documenti un po' più interessanti, documenti che secondo me hanno proprio un valore storico. E quindi, come dire, mi sono un po' sentita investita dell'importanza di tramandare la memoria. Io in realtà avevo in mente mia figlia come interlocutore principale, no? Pensavo appunto a una figlia del 99, dicevo: ma è giusto che lei sappia un po' da dove arriviamo, chi sono stati i nonni, cosa hanno fatto, che persone erano, perché io credo che poi nel percorso individuale di ciascuno si arriva a un punto in cui vengono fuori queste domande, e la cosa brutta è che quando ti vengono le domande non hai più nessuno che ti dà le risposte, certo. Perché di solito succede quando si è grandi, ecco. Certo, e questa in realtà appunto è proprio il classico esempio in cui, quando leggete le recensioni alle critiche, si dice: quando la storia personale e privata diventa storia universale, nel senso proprio vero del termine, perché in questo caso la storia è quella di una coppia, Goffredo e Silvana. Siamo nel 1943, lui è un operaio dell'Ilva di Trieste, e lei invece, per appunto questioni legate alla guerra, decide di ritornare diciamo prima a casa dei genitori di lui e poi anche a casa, insomma, in realtà dei genitori di una sua amica, perché poi lei non si trovava benissimo con la famiglia di lui. Comunque il fatto sta che loro si separano. Quello che succede poi è che Goffredo entra appunto a far parte della grande storia, perché entra nella resistenza con una serie di compiti che poi leggerete nel romanzo, perché succedono anche, insomma, delle cose. La situazione evolve ovviamente insieme alla guerra, quindi insomma alla situazione anche politica.
Però appunto questa coppia, che sarebbe appunto una storia piccola, diventa una storia molto grande, che coinvolge la città, che coinvolge volendo anche i rapporti con la Germania, con i tedeschi, con le SS. Quindi insomma è una storia che poi sembra quasi veramente fatta apposta per essere raccontata, tenendo il fatto che comunque tutte le storie poi hanno dignità di essere raccontate. Però ecco, questa ha proprio anche una forma e dei contenuti che sono particolarmente adatti, secondo me. E cos'è che ti ha, cos'è che non sapevi e che ti ha sorpreso di più scoprendo questa storia? Ma allora, sapevo, partiamo da quel poco che, allora, i miei nonni erano così come ho cercato di rappresentarli nel romanzo, esattamente due persone complementari, per cui mia nonna era molto vivace, molto sì, brillante, chiacchierona, fabulatrice, con un carattere anche forte, a volte posso dire anche un po' troppo forte, okay, mentre il nonno era proprio il suo opposto, era un uomo molto calmo, molto posato, molto riflessivo, come dire, era una figura solida ma poco comunicativa. Quindi io sapevo che lui aveva fatto la resistenza, ma nulla più. Ma nulla più nessuno in famiglia, nel senso che lui di questa esperienza ha sempre parlato molto poco. Penso che sia, ho sentito diverse persone che mi hanno detto, ma sì, è successo uguale anche a me. Cioè, chi ha vissuto la resistenza in maniera, come dire, forte, partigiana, non sempre si è sentito poi di raccontare questa esperienza agli altri. Quindi io non sapevo che il nonno aveva avuto un ruolo così, come dire, importante. Non lo so cosa pensassi, in realtà forse nessuno pensa fino a quando non si sofferma un po' a leggere le fonti. Per cui queste fonti storiche che mi sono capitate mi hanno veramente fatto saltare dalla sedia proprio, ma come lui? Cioè, ho fatto un po' anche fatica a far coincidere, no, le due persone, quest'uomo molto, molto sereno, molto, molto tranquillo. Ho fatto fatica a vederlo con un'arma in mano. Comunque questa era la cosa che non sapevo, da un lato, e dall'altro non sapevo perché mia nonna, io l'ho conosciuta che era già, come dire, una donna adulta, per cui molto volitiva. In realtà dalle sue lettere ho trovato anche una persona fragile, non soltanto una persona determinata, aveva delle grosse fragilità anche la nonna, delle tenerezze che non immaginavo avesse, ecco, per cui ho scoperto, diciamo che ho scoperto due persone diverse da quelle che ho conosciuto, come probabilmente giusto che sia, certo, perché insomma stiamo parlando dei nonni di quando erano più giovani di come sono io adesso, sì, ecco, certo. Questa certo, cosa certo, è un po', come dire, è un po' straniante, però di fatto è così. E devo dire che la figura di Silvana, di tua nonna, è una figura veramente molto affascinante, perché quello che poi viene fuori, soprattutto attraverso le lettere che si scrive, no, come con tuo nonno, è appunto una personalità molto forte, ma anche, e infatti lo scrivete anche nel sottotitolo, no, del libro, divisi dal conflitto, uniti, non il sottotitolo, insomma la stringhetta, no, di racconto, divisi dal conflitto, uniti dal bisogno di libertà, perché quella che cercava tua nonna non era solo una libertà ovviamente dalla guerra, quindi la possibilità di vivere una vita senza l'ansia delle bombe, senza i prezzi che aumentano, senza dover cercare da mangiare ogni giorno, ma una vita anche da donna libera. Ed è molto forte questa sensazione che lei, anche nelle lettere, quando ribatte alle accuse, quella è una cosa che mi ha colpito molto, perché doveva avere veramente un carattere proprio tosto, perché lei dibatte come veramente come se lo stesse facendo adesso. Io mi aspettavo magari anche, che ne so, un linguaggio più antico, più schivo, più non lo so, immaginavo, sai, la figura della donna non è che stesse proprio al massimo della sua libertà negli anni 40, quindi non me l'aspettavo così schietta, così diretta. Evidentemente era anche un bel rapporto quello che aveva con tuo nonno, nonostante tutto, cioè potevano dirsi le cose in maniera molto aperta, questa è una cosa bella. Però lei proprio risponde con una tale forza quando evidentemente lui parteggia anche molto per la sua famiglia d'origine, per sua mamma, e lei gli dice: guarda, tu devi scegliere, se fra le due scegli tua mamma, sappi che è un problema tuo. Cioè mi piace molto questo modo, lo trovo molto moderno. Com'è stato trovarsi davanti queste parole? Ma sai, per me è stato meno scioccante. Dai, perché conoscevi tua nonna, certo. Giusto. La nonna era così, era veramente una persona
come dire, conosceva poco il concetto di sfumatura, okay. Ecco, era molto netta, quindi okay. o contro, lei era abbastanza, come dire, su tutto aveva un'opinione sempre abbastanza, lei sceglieva, faceva delle scelte forti, e sì, lei è stata sempre così, ma è stata per alcune cose donna del suo tempo, per cui mia mamma dice sì, però la nonna insomma faceva quella che è la moderna, poi però con noi è sempre stata, te non ci faceva uscire, sì, eccetera, certo. Sì, è vero, ma era comunque una donna all'inizio, cioè non si può pensare che fosse così avanti, certo. Peraltro lei ha sempre spinto tantissimo mia mamma e mia zia a studiare, ha sempre voluto che avessero una loro indipendenza economica forte, cioè su questo era modernissima. Io credo che lei abbia avuto un grosso trauma da questo padre, sì, fascista Manesco, che era veramente un padre padrone e che lei ha patito tanto, per cui la sua idea era: nessuno deve essere dipendente da qualcun altro, esatto, per cui siate libere, e per essere libere avete bisogno di non dover chiedere. Io quello che percepivo veramente dalle lettere della nonna è questa sua estrema insofferenza al fatto di dover chiedere i soldi per le sigarette, che ad oggi sembra una cosa sciocca, però in realtà lei probabilmente la viveva come portare via delle risorse alla bambina, mm-hmm, e si sentiva per questo in difetto, però dice: ma perché io non posso avere il mio vizio e non me lo posso, come dire, gestire, certo, e finanziare, certo. Quindi si era trovata anche un modo per fare su due soldini da sola, cioè era, sì, decisamente una donna che scalpitava, faceva fatica a stare, come dire, controllata, ecco, aveva, certo, bisogno di libertà per poi fare una vita normale, cioè non è che mia nonna poi nella vita abbia fatto chissà cosa, si è sposata, sono stati sposati tutta la vita col nonno, è andata ad abitare ad Albissola, paesino che lei dichiarava di detestare a morte, invece ci ha vissuto tutta la vita, quindi poi alla fine era più forse anche una questione di principio che non fattiva. C'è poi appunto tutto il discorso storico, e adesso poi ti faccio qualche domanda su come hai, anche come ti sei destreggiata da queste fonti, perché quello che tu hai fatto ovviamente non è stato scrivere un saggio oppure copiare delle lettere, ma inserire tutto all'interno di una cornice, quindi c'è anche un lavoro letterario non indifferente per dare una forma compiuta, no, a queste cose, non essendoci ovviamente stata, quindi un po' ricavando dai documenti e immaginando quali potessero essere stati i sentimenti, le sensazioni, soprattutto di tuo nonno, no? Che appunto, essendo una persona schiva, magari era anche più difficile da diciamo da scrivere, no? Forse anche come personaggio. E com'è andata questo? Cioè il passaggio dalla fonte, dal documento alla letteratura, ecco, alla narrazione. Allora, due step. Il primo, quello forse più difficile a livello emotivo, è stato realizzare che dovevo far diventare i miei nonni da persone dei personaggi, certo. Quello è stato veramente faticosissimo, perché comunque tu con il personaggio fai un po' quello che vuoi, con i tuoi nonni no, non te la senti, quindi ci ho messo tanto a capire che potevo permettermi il lusso di mettere in testa dei pensieri, di far dire loro delle cose, questa è stata veramente la parte un pochino più complessa. Fatto quello, quando finalmente ho visto la luce, ho detto: ma sì, si può fare, insomma, mi perdoneranno, con grande rispetto, cercando proprio di non snaturarli per quello che... Però questo è stato il primo step. Il secondo, è stata anche la parte, se vuoi, più divertente. Io sono un po' una storica mancata, quindi andare a cercare le fonti, andare ad approfondire alcune cose, mi ha divertito. Ho avuto anche una grande fortuna del principiante, perché all'interno del romanzo a un certo punto ho realizzato che per dare consistenza alle attività su Trieste avevo bisogno di creare un personaggio, un'antitesi, un nemico. Mm-hmm. Quindi questo tedesco in realtà è un personaggio completamente inventato, non esiste, okay, nella realtà. Però tutto quello che c'è di contorno, diciamo, alla sua storia è vero, e lì è stata una botta di fortuna, perché un giorno ero in macchina, stavo ascoltando la radio, non ricordo neanche quale canale, e ho sentito parlare appunto della biografia di questa, della vedova, dell'attentatore di Hitler, che stranamente è rimasta viva, no? Nonostante mm-hmm. Hitler avesse decretato dovessero morire tutti, ma tutti, fratelli, figli, cugini, eccetera.
Allora, questa cosa mi colpì, cominciai ad approfondire, quindi sì, no, ho cercato tante fonti il più possibile e poi ho cercato di dare una forma alla storia. Devo dire che non l'ho fatto da sola, nel senso che sono stata molto aiutata dal mio editor, dal mio editore, che mi hanno un po' aiutata a comprendere quando proprio stavo partendo per strade sbagliate e mi hanno tenuta nella carreggiata giusta. Io beh, devo guarda, dire che... la storia del tedesco potrebbe quasi essere uno spin-off, cioè nel senso che era come dire, gustosa come accenno, no? Tu accenni anche un po' degli eventi passati che lo legano appunto a questa donna. Veramente può venirci fuori un'altra cosa, secondo me, che potrebbe essere interessante. Giovanni, volevi fare una domanda? Io recentemente vengo da una 3 giorni di fumetto e Vittorio Giardino, il disegnatore, ha raccontato che mentre lui, nella lunghissima lavorazione, prepara i suoi fumetti, le sue storie, ha proprio i personaggi davanti, cioè intervengono nella scrittura, dicono addirittura guarda, io questa battuta non l'avrei mai detta, quindi lo correggono. C'è stato un momento in cui i personaggi interpretati dai tuoi nonni o i personaggi che hanno fatto i tuoi nonni hanno messo mano al testo, ti hanno bussato sulla spalla e hanno detto senti, forse è meglio andare da un'altra parte? Anche in maniera metaforica, ovviamente. Ma. No, così no, però c'è stato perché diciamo appunto ci ho messo tanti anni, perché ho provato varie strade. Uh-huh. C'è stato il mio primo tentativo, quello proprio dell'ingenuona, che ho detto vabbè, lo raccontiamo col punto di vista della nonna. E sono partita in prima con la nonna, boh, non l'avessi mai fatto. Mi ha preso tutto, cioè a un certo punto mi sono accorta che il nonno, come sparito nella vita reale, e se ne stava ecco lì zitto, muto in un angolino a guardare. Ho detto no, ok, questa non può essere la strada, bisogna che la nonna la arginiamo un attimo. E allora lì la scelta di usare le sue parole vere, perché okay, le sue sono veramente le lettere che mandava sì, il nonno, le ho soltanto un po' tagliate là dove c'erano interi paragrafi in cui raccontava di n.000 persone, perché lei era veramente carina, secondo me cercava di tenere il nonno a bordo su quello che succedeva in Liguria, lontano. E perciò c'erano infinite righe di la signora Tizia, la signora Pa, guarda che la moglie di... Cioè quelle parti lì le ho tolte perché pensavo che ammorbavano me, figuriamoci quanto possano ammorbare un lettore. E però diciamo il corpus è tutto suo. Una cosa molto interessante secondo me di questo libro è anche vedere un po' la parabola di crescita di Goffredo, del nonno, anche all'interno della situazione politica. Lui è uno che all'inizio dice io non voglio interessarmi, non voglio, non che non abbia una mia idea, ma non voglio mettermi in mezzo perché ho anche paura per la mia famiglia, io comunque ho una famiglia, non voglio rischiare più di tanto. E piano piano però... secondo me questo può essere un buon esempio di come tante altre persone assolutamente normali durante la guerra, hanno poi deciso di fare un passo avanti anche per un senso di giustizia. Quando la situazione è quella che raccontava Noela, è ovviamente una situazione anche particolare, perché Trieste è una città particolare che ha avuto una storia complessa. Lei racconta anche la storia della risiera di San Sabba, che noi tra l'altro abbiamo visto qualche anno fa, è stata una cosa sconvolgente, veramente. Non so se vi è mai capitato, andate a fare una visita a quel posto, perché secondo me è veramente è un posto importante da conoscere e da vedere. E anche da vivere. Anche per da vedere fisico, cioè, le dimensioni delle cose. È veramente pazzesco. Comunque, lui piano piano prende sempre più piede all'interno di questa resistenza, perché proprio si percepisce il suo iniziare a provare un bisogno, ecco, di intervenire. Come hai reso questa cosa? E se è effettivamente una cosa che tu hai notato dalle sue lettere, dal suo modo, insomma, di vivere quella situazione? No, questa parte, diciamo, nelle lettere non c'è quasi nulla che riguarda la resistenza, l'ho immaginato per motivi prettamente di sicurezza, non nel senso certo, che la cintura c'era e non si poteva rischiare di essere intercettati in nessun modo. No, è una domanda che mi fece il maestro di scuola di scrittura, no? Una volta, dicendo, ma analizza bene, ma qual è la motivazione di questa persona? Cioè, perché questo personaggio a un certo punto decide di lasciare una strada facile, tra virgolette, no? Di, come dire, di accettazione, di non partecipazione, e cosa che lo fa diventare invece un membro della resistenza.
E quello effettivamente mi ha, come dire, mi ha un po' strizzolato il cervello. Ho detto, caspita, ma è vero, cosa succede? Qual è il punto oltre cui una persona comune che decide di stare fuori si sente investito della necessità, no? E mette veramente a repentaglio tantissimo, perché quando hai una bambina di pochi mesi, una moglie giovane, e sei tu la fonte di sostentamento della famiglia, hai anche una serie di responsabilità che sono forti nei confronti dei tuoi cari, no? Forse sono più forti rispetto a quella che è un'idea più ampia di giustizia, di libertà. Eppure lui l'ha fatto, e secondo me, come lui, l'hanno fatto migliaia e migliaia e migliaia di italiani. Ed è, credo, una delle cose più commoventi che io associo al concetto della resistenza, cioè il fatto che come se di colpo una serie di persone normali abbiano detto no, io questa normalità così non la voglio più vivere, io devo fare la mia parte, e la mia parte è rischiosa. E penso che sia un po' quello che, e sono contenta che si colga, perché era un po' quello che volevo passare, adesso dire insegnamento forse anche un po' brutto, però come messaggio a mia figlia, che è una generazione che non ha avuto contatti diretti con chi ha fatto la resistenza, perché sono giovani, e perché grosso modo i partigiani sono anagraficamente mancati, perché cominciavano ad essere su 100 anni. E una volta Barbero mi colpì questa cosa, quando lui disse attenzione, perché per la nostra generazione la resistenza ha un grosso impatto emotivo, è una cosa forte, perché noi l'abbiamo sentita raccontare, ma per i nostri figli è lo stesso effetto che ha fatto un per noi risorgimento, cioè una roba bellissima che però emotivamente ci muove poco. E questa cosa mi ha fatto riflettere, così è vero, cioè forse ai nostri figli, a questa generazione, non tocca le corde del sentimento, perché non hanno avuto un contatto diretto con qualcuno che ha saputo trasmettere anche le emozioni correlate al fatto di... E allora volevo provare un po' a passare anche questo, no? A dire attenzione, guarda che il tuo bisnonno era un uomo normale, era un operaio dell'Ilva, non era un pensatore raffinato, non era un militare, non era tutt'altro. Insomma, anche perché è facile dall'altra parte del fiume arriva qualcuno e dice no, ma erano una banda di vecchietti che suonavano, suonatori. Sì, diciamo che la controinformazione è sempre pericolosa, no? Più ci allontaniamo e più la verità diventa sfumata. E invece, insomma, è bene fare un tipo di lavoro come quello che hai fatto tu, ma in generale anche perché queste sensazioni, cioè il fatto di sentire delle ingiustizie e voler mettere anche a rischio se stessi per combatterle, sono cose che possono succedere tuttora, cioè nel senso è un tipo di sensazione che magari forse sarebbe bene ogni tanto anche provare adesso, non so, questa è un po' la riflessione che mi viene, no? Rispetto al senso di ingiustizia e a quello che non ci va bene, a quello che palesemente ci pare sbagliato e che forse ogni tanto supera anche l'interesse personale, o dovrebbe, non lo so. In questo... Sì, mettersi un po' in gioco, caso molto in gioco. Molto in gioco, certo. Sinceramente che non sia più necessario imbracciare dei fucili e andare casa per casa, strada per strada, citando, però... Vabbè, però caso... intanto, diciamo, per esempio, avere molto chiara l'importanza del voto, per dire una cosa così più facile da fare, decisamente più facile, ma non sempre... E per nulla scontata, perché non era così banale. Ecco. Esatto, le donne, come ci ha ricordato la Cortellesi, non hanno votato da tanti anni. Esatto. Grazie mille a Manuela Barban, quante cose ci ha rubato la guerra, Las Vegas Edizioni, e la seconda scelta appunto è molto più, diciamo, contestualizzata anche politicamente, e sono i Modena City Ramblers con Bella Ciao. E tu mi hai scritto quando me l'hai mandato, questa mi rappresenta molto, mi pare che mi hai scritto qualcosa del genere, insomma, rispetto alla questione anche emotiva di cui parlavamo prima. Sì, tantissimo, io mi sento fortemente antifascista sempre, e anzi che ridere, vabbè, non lo so, però ogni tanto qua si parla in famiglia, si dice il giorno che dovessi mancare, da noi a Torino, quando chi sceglie la cremazione viene, come dire, suonato un pezzo così. E a noi è successo, quando è mancato mio suocero, che nessuno avesse pensato a questo momento, quindi oddio, il nonno, cosa mettiamo, ho detto ragazzi, io mi porto avanti, voi sappiatelo,
il giorno che è del mio funerale, io voglio Bella Ciao, punto. Mi sembra una bella scelta. A questo punto, visto che c'è una registrazione in corso, quale versione vuoi? Quella di Appunti Partigiani o quella da disco? Pure semplice. Che domandona, non lo so, scegliete voi. Scegliamo noi, va bene. Ok, importante. Okay, sceglie Giovanni, allora. Grazie mille, Emanuela, a presto. Ma grazie a voi. Ciao. Grazie davvero, ciao. Grazie. Arrivederci, grazie, ciao.